Buongiorno, bentornati su borse.pro. Oggi è una giornata importante per le borse, essendo che il martedì di solito sono delle informazioni importanti, oltre al fatto che la giornata di ieri è stata abbastanza semplice e quindi oggi ci aspettiamo il ritorno degli investitori. Come prima cosa andiamo sempre sul calendario economico, visualizziamo che gli eventi di oggi che portano quindi oggi martedì 4 marzo per le ore 11 vediamo alcuni prezzi al consumo, alcuni dati sulla sterlina alle 10:30, adesso sono le 10:25 quindi fra poco, mentre una serie di dati americani saranno resi noti nel pomeriggio. Importantissimo quindi valutare il trend in questo periodo al fine di posizionarci bene per il pomeriggio. Andiamo subito sulla piattaforma MetaTrader. Come al solito vi consigliamo di scegliere uno dei nostri broker al fine di poter ottenere il miglior supporto anche da parte nostra. Scusate per i rumori di sottofondo, ma oggi qui piove, grandina e non so cos'altro succederà. Allora, andiamo sulla piattaforma. Ho aperto subito il grafico del FTSE MIB Daily perché voglio mostrarvi come sia molto instabile in questo periodo. Si nota infatti come il gap di ieri è ancora rimasto aperto e oggi è aperto con un altro gap up. In pratica la chiusura è stata qui sotto, ma l'apertura qui. Quindi abbiamo un movimento molto instabile in questo momento perché è vero sì che ha rotto il supporto che teneva i prezzi su questa fase laterale. Ma è vero anche che il trend è ancora molto indeciso. Siamo ieri scesi sotto la banda centrale di Bollinger, oggi siamo appena sopra. Naturalmente la prima cosa a cui viene da pensare è un ritorno al ribasso verso la banda inferiore prima di poter poi proseguire. Però in realtà se oggi ci fosse la chiusura totale del gap, quindi un rialzo fino a circa 20.300 punti, allora da qui potremmo ripensare ad un nuovo trend rialzista. Quindi le strade sono queste due, quindi valutiamo assieme e poi più tardi rimanete in contatto con noi sul nostro canale Facebook o Twitter, così che da darvi delle notizie in tempo reale. Andiamo sull'EURSD, anche in questo caso notiamo come il trend rialzista continua la sua, diciamo, a valutare il suo trend principale. È un trend che attualmente sta accompagnando i prezzi verso l'alto. Oggi abbiamo una candela bianca che tenta di coprire il ribasso di ieri. Anche in questo caso il nostro obiettivo principale è quello di valutare se c'è forza per chiudere il gap di ieri ed eventualmente quindi mettersi al rialzo sopra il gap. Sotto invece la banda di Bollinger vorremmo valutare un trend ribassista, quindi sono due aspetti che bisogna sempre tenere in considerazione. Per quanto riguarda infine l'oro, scusate, ieri avevamo detto che la forza rialzista attualmente è prevalente, abbiamo chiari segni di trend rialzisti e l'obiettivo quindi sarebbe il massimo raggiunto nell'ottobre del 2013, che come vedete è sempre più vicino, quindi siamo a 1361, quindi attendiamo i prezzi verso questa quota. Volendo concludere con l'indice DAX, possiamo anche qui valutare come il gap di ieri sia rimasto aperto. Oggi pure qui un rimbalzo, ma notiamo che i prezzi sono sotto la banda centrale di Bollinger. Forse
dobbiamo ancora dare considerazione al sell, quindi attendiamo la formazione di una freccia ribassista per poter quindi metterci al ribasso. Quali sono i target principali? Beh, innanzitutto abbiamo il primo target che è pari a 9.080 punti, quindi ci sarebbe un bel trend da fare. Il secondo a 8.975 e infine un possibile lungo, ma di lungo periodo veramente, di 8.005. Penso che l'ultimo sia difficile da ottenere, però quest'area non è difficile, quindi potremmo vederla facilmente raggiunta. Io vi ringrazio al solito per l'attenzione, ci rivediamo su borse.pro per qualsiasi vostra informazione aggiuntiva. A presto e buon trading!